Ciao a tutti nonni d'Italia, nonni e nonne d'Italia, grazie ancora per seguirmi, grazie per seguire il canale. Ho avuto tanti messaggi positivi, sono molto contento, mi fa molto piacere che vi piacciano i miei video. Ho saputo anche che stanno mettendo i miei video anche nelle case di cura, nei centri di accoglienza per anziani. Sono estremamente contento perché sono tutte attività che potete fare dovunque voi siate, a qualsiasi età e per qualsiasi problematica voi abbiate. In particolar modo saluto il centro diurno integrato di Buccinasco, che 20 anni fa mi diede ospitalità per iniziare il mio lavoro, la mia carriera come fisioterapista. Mi ricordo ancora il mio gruppo di amici nonni con cui facevamo tutte le mattine la ginnastica come la sto insegnando adesso a voi. Oggi parliamo di un tema che è molto comune tra i nonni, è molto comune tra le persone dai 50-60 anni in poi, che è l'incontinenza. L'incontinenza urinaria, ovvero quello di perdere un po' di pipì quando si fa un'attività fisica o durante la quotidianità, è un problema molto comune. Pensate che almeno il 70% delle persone sopra i 70 anni ne soffre, ma se ne parla molto poco perché effettivamente è un po' sconveniente. Bene, devi sapere una cosa: fare degli esercizi come quelli che ti farò vedere oggi è estremamente efficace per ridurre e risolvere il problema. Per cui diciamo così, che tu ce l'abbia o che tu non ce l'abbia, fai questa classe, allenati ad contrarre i muscoli del pavimento pelvico, così potrai o curare o prevenire questo problema che ti sta veramente limitando. Ci sono due tipi di situazioni, in particolare di persone che soffrono di incontinenza. Da una parte c'è Franca, che ogni volta che dopo che prende il caffè, per 10 minuti ha questa urgenza incredibile di andare in bagno, corre, si libera, ma poi ogni 10-15 minuti continua ad avere questa urgenza tremenda. E questa si chiama incontinenza da urgenza. Invece poi dall'altra parte invece c'è Michele, che ogni volta che va nell'orto a zappare, perde un po' di pipì e dice vabbè, è normale perché è con lo sforzo. In questo caso questo tipo di incontinenza si chiama incontinenza da stress. In entrambi i casi la ginnastica che faremo ti potrà aiutare. Da una parte però c'è bisogno di imparare a rilassarsi, dall'altra invece c'è bisogno di continuare a contrarre i muscoli giusti. Entrambe sono situazioni che si possono curare e che non sono normali, non dipendono dall'età, e non è normale che una persona col tempo possa avere questi disturbi. Anzi, devo dirti una cosa: chi poi soffre di incontinenza finisce poi per uscire di meno, fare meno attività fisica, cambiare anche la dieta, magari inizia a bere di meno, cosa che è molto sbagliata, e quindi le conseguenze possono essere diverse, oltre a poter soffrire di infezioni o problematiche generali legate proprio al pavimento pelvico. Per cui iniziamo a fare gli esercizi, iniziamo a muoverci, perché con questi semplici esercizi tu puoi veramente curare questo problema e ritornare ad avere una vita serena. Alma Fisio, curare, non trattare. Il primo esercizio, la prima parte del nostro lavoro sarà dedicata proprio al rilassamento. Che tu abbia un problema di urgenza e quindi che quando ti scappa devi scorrere in bagno, o che tu abbia un problema di incontinenza da stress, ovvero quando fai sforzi esce un po' di pipì, l'importante e essenziale è rilassarsi. Perché un muscolo che è sempre contratto, che è sempre rigido, se non riesce a contrarsi ancora di più, e quindi deve prima imparare a rilassarsi. E in effetti chi poi soffre di incontinenza o chi ha anche dolore al pavimento pelvico risulta essere molto più rigido rispetto a una persona normale. Partire dal rilassamento è essenziale. Iniziamo quindi a fare gli esercizi respiratori per iniziare a rilassare anche i muscoli dei glutei, della pancia e dell'addome. Chiudiamo gli occhi, mettiamo le mani rilassate, le spalle rilassate e facciamo un respiro profondo dal naso. Inspiro e lasciamo poi che l'aria esca dal naso senza sforzarla. Da sola, perfetto, così. Inspiro ed espiro. Adesso porta la tua attenzione alla coscia destra. La senti pesante, rilassata. Stendi bene le gambe, lascia che la schiena si appoggi comodamente sulla sedia e continua a respirare.
La coscia destra è pesante. Il gluteo destro è pesante. Porto l'attenzione alla gamba sinistra, la sento pesante, rilassata. La coscia sinistra è pesante. I glutei sono pesanti. La schiena è rilassata, è pesante. E cerco di rilassare anche i muscoli del pavimento pelvico. Immaginati proprio come se tu stessi andando in bagno e devi fare la pipì. Cerca proprio di rilassare i muscoli come se stessi per fare la pipì. E rilassati. Senti proprio il peso del tuo corpo sulla sedia. Senti come inspirando porti dentro tutte le energie ed espirando porti via tutte le tensioni. Oh, molto bene. Pratica questa respirazione spesso. È chiaro che è importante andare in bagno periodicamente. Magari inizia a organizzarti per ogni 2 o 3 ore andare in bagno, a prescindere che tu senta lo stimolo. Un errore molto comune è bere di meno, smettere di bere. In realtà, anche se con gli anni la sensazione di sete vi diminuisce, è molto molto importante essere sempre idratati. E il problema è che senti la necessità di bere solo quando ormai il tuo corpo ha veramente la carenza. Per cui abituati sempre ad avere un bicchiere d'acqua e bevilo. Questo non ti preoccupare che non influenza la tua incontinenza, non la peggiora, ma anzi la migliora. Bevi spesso l'acqua, abbi sempre una bottiglia di acqua con te da una parte e dall'altra organizza le tue tappe al bagno ogni 2 o 3 ore. Quando farai questo vedrai che fare questi esercizi di rilassamento non ti porterà ad avere perdita di urina, ma anzi ti insegnerà a rilassare i muscoli. Una volta rilassati i muscoli partiamo con degli esercizi di allungamento per rilassare anche tutte le parti intorno al pavimento pelvico, che è questa zona dove ci sono i genitali. Iniziamo portando un ginocchio al petto, andiamo a portarlo verso l'alto il più possibile e lo teniamo più vicino possibile. Inspiro ed espirando lascio che la testa cada in giù con la mento verso il ginocchio. Questa è una posizione che per chi ha una protesi d'anca è meglio evitare. Se invece soffri di artrosi o osteoporosi la puoi fare senza problemi e perfettamente. E poi lascia giù la gamba. Proviamo anche con la gamba sinistra, la portiamo su al petto. Inspiro ed espiro, rilasso. Inspiro ed espiro. Devi sentire proprio la tensione qua dietro sui glutei. Oh, benissimo, riposati. Adesso andiamo a portare il piede destro sulla ginocchio sinistro in questo modo. Con la mano sinistra afferro il piede, con la mano destra spingo sul ginocchio destro e andiamo ad aprire. In questo modo, perfetto. Sentirai una leggera tensione proprio sull'anca, va benissimo. Non forzarla, farla dolcemente. Una volta raggiunta la tensione, respiriamo profondamente. E piano piano, ogni volta che espiro, cerco di spingere un po' di più con la mano destra e portare il piede in su, verso sinistra. Anche questa posizione è meglio evitarla per chi ha una protesi d'anca.
e poi rilasso e cambiamo lato. Piede sinistro sul ginocchio destro, afferro con la mano destra il piede, il collo del piede, la mano sinistra si appoggia al ginocchio, inspiro ed espiro, vado a spingere un po' più in giù il ginocchio, a stirare bene l'anca. Uno. Bene, due. E piano piano porto anche il ginocchio e il piede verso di me. E tre. E riposo. Benissimo. Portiamo di nuovo il piede sul ginocchio controlaterale, ginocchio sinistro. Passiamo con le mani sotto la coscia. La mano destra passa in mezzo alle gambe, la mano sinistra sotto la coscia. E da qui andiamo a sbilanciarci indietro e a portare il ginocchio verso il petto. Sentirai automaticamente una tensione sotto il gluteo destro. Mettiti pure un po' più comodo sulla sedia, normalmente questo è un esercizio che si fa da sdraiati, lo possiamo fare anche così da seduti, ma mettiti pure comodo indietro, non c'è problema se ti sbilanci indietro, appoggiati pure lo schienale. La tensione qui aumenta, respira profondo. Cerca di rilassare il ginocchio, lascia la gamba morbida. Ricordati che questa fase della riabilitazione è fatta per rilassare quei muscoli che ormai da troppo tempo ti sei abituato a tenere sempre rigidi e contratti, per paura che scappi la pipì, per paura di perdere un po' di urina, per paura che si sentano degli odori e che magari tu ti trovi in una situazione sconveniente quando sei in giro. Torno giù, appoggio di nuovo il piede destro, piede sinistro sulla gamba destra, la mano ancora una volta passano in mezzo e sotto la coscia e solleviamoci, sbilanciamo indietro, ci mettiamo comodi come se quasi volessimo sdraiarci e portiamo il ginocchio al petto, facciamo dei respiri profondi. Uno. Due. E tre, perfetto, riposo. Adesso da qui andiamo a metterci sul bordo della sedia, in questo modo ci spostiamo. Metà del sedere rimane sulla sedia, metà rimane leggermente fuori. E porto la gamba destra indietro, Oh, così, esatto. Questa sedia scricchiola un po', cede, tu siediti su una sedia stabile. In questa posizione cerca di portare la gamba destra indietro il più possibile. Sentirai aumentare la tensione qui davanti sul quadricipite ed è proprio quello che voglio che tu senta, un po' di tensione sul quadricipite. Il petto in fuori, la schiena è dritta, respiriamo profondamente. Quando inspiro, apro bene il petto ed espiro, rilasso. Inspiro e rilasso. Ancora una volta, inspiro e ritorno con la gamba destra avanti, mi sposto sul lato sinistro della sedia, porto fuori la gamba sinistra, la gamba destra rimane qua, stabilizziamo la schiena con l'altra mano, così che di non cadere di lato, di non sollevarla, ma la teniamo ferma giù. La gamba sinistra scorre indietro fino a sentire un po' di tensione qua davanti sull'anca. Tengo la posizione, facciamo tre respiri profondi. Uno. Due. E riposo. Benissimo. Torniamo pure nella posizione di partenza. Adesso con tutte e due le mani andiamo a prendere sotto la coscia destra in questo modo. Da qui vado a stendere la gamba in su, a stirarla bene per sentire la tensione qua sotto la coscia. Posso anche in questo caso lasciarmi pure cadere sullo schienale della sedia e rimanere comodo, ma sentendo proprio la tensione. Respiri profondi. Qua se avete un po' di debolezza muscolare sentirete la gamba qua davanti tremare. Se trema è un buon segno perché la state rinforzando,
sta facendo fatica, ma questo lavoro l'aiuterà a rinforzarsi. E poi rilassiamo e cambiamo lato. Tutte e due le mani sotto la coscia sinistra, stendiamo la gamba fino a sentire la tensione sotto la gamba, sotto le ginocchia, dietro la coscia, respiriamo profondamente. Ancora una volta, un respiro profondo, inspiro ed espiro. Bravissima, è bravissimo. E da qui, mano destra sul ginocchio sinistro, mano sinistra si alza in fuori e mi inclino, come se volessi andare a toccare il soffitto, l'angolo in fondo al soffitto, in questo modo. Stiriamo bene tutta la parte sinistra della schiena. Cerca di tenere il braccio in asse con il resto del corpo, non portarlo in avanti, ma portalo in asse, come se stessi fra due pareti. Difficile questa. Poi torno giù e cambio lato. Mano sinistra su gamba destra, la mano destra si alza e andiamo a stirarci. Quello che farai è inspirare, riempire il petto, ed espirare, spingerti, aiutarti con la mano sinistra per ruotare un po' e inclinarti di più. E riposo. Benissimo. Portiamo il piede destro sulla sedia, appoggiato alla coscia sinistra, e da qui andiamo a rallungare la schiena dritta per sentire un po' di tensione sull'inguine qui davanti. Respiriamo profondamente. Qui il segreto è raddrizzare la schiena. Se rimango con la schiena piegata indietro non sentirò tanta tensione, ma se mi allungo e mi stiro verso il soffitto con le spalle belle in fuori, la tensione arriverà proprio all'inguine. Anche questa posizione, per chi ha una protesi d'anca, è meglio evitare. In generale, per chi ha la protesi, faremo tutti gli esercizi successivi, quelli per il rinforzo muscolare. Questi stiramenti sono un po' estremi per l'anca e quindi è meglio evitarli. Poi rilasso la gamba destra, porto la gamba sinistra sulla sedia e appoggiata alla coscia, in questo modo. Ancora una volta, mi raddrizzo, petto in fuori e sento la tensione qua sull'inguine. E respiriamo profondamente. Quando inspiro il petto si apre, mi allungo verso il soffitto e cresco. Adesso per sentire un po' più di tensione qui. E quando espiro mi rilasso. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. E riposo. Lasciamo giù. Benissimo. Andiamo avanti e andiamo stavolta a stirare la muscolatura anteriore dell'addome. Mettiamo le mani dietro. Ci lasciamo cadere sullo schienale. E portiamo l'ombelico in fuori con lo sguardo verso il soffitto per sentire una tensione qui davanti. Facciamo dei respiri profondi. Apriamo bene la pancia in fuori. Uno. Due. E riposo. Oh, perfetto. Benissimo, abbiamo stirato tutti i muscoli, abbiamo imparato anche a respirare e a rilassare tutta la muscolatura della pelvi. Particolarmente indicato per chi appunto l'incontinenza da urgenza.
se sei magari in una situazione in cui quando ti scappa la pipì devi correre in bagno perché non ce la fai più. Quella è proprio una tipica situazione in cui c'è uno spasmo muscolare che spinge l'urina fuori e devi imparare invece a rilassare quei muscoli. Lo so che sembra un paradosso, ma se quando ti viene quell'urgenza cerchi di fare dei respiri profondi, rilassare i muscoli, vedrai che invece di perdere pipì imparerai a rilassarli e questo non succederà. Il segreto poi è avere pazienza e piano piano aumentare il tempo. Puoi cercare di resistere la prima volta che lo stimolo fino a 15-20 minuti, per poi lentamente aumentare progressivamente e tornare ad avere una vita normale, una routine e seguire questa serie di esercizi. Una volta imparato a rilassarci, invece, impariamo anche a contrarre questo muscolo, che è un muscolo che tende ad essere debole, tende a essere disabituato a contrarsi. È proprio la situazione in cui sei nell'orto, fai uno sforzo e perdi la pipì, prendi la spesa, sollevi le bottiglie d'acqua e perdi la pipì, o magari qualcuno ti viene in braccio come tuo nipote e perdi la pipì. Lì è proprio l'indice che c'è qualcosa che non ti contrae abbastanza e allenarlo nel modo migliore, in questo modo, è estremamente efficace. L'esercizio è molto molto semplice, l'importante è ripeterlo spesso con certi criteri. Come si fa a contrarre i muscoli del pavimento pelvico? Si fa esattamente come se stessi andando in bagno, ma vuoi fermare il flusso di pipì che esce. Mentre stai facendo pipì, cerchi di tirare indentro i muscoli per evitare che questo succeda. Questo è anche un test, nel senso che se tu sei capace, quando stai facendo la pipì, di bloccare il flusso, i tuoi muscoli sono capaci e sono reattivi. Se invece vedi che non ce la fai, non hai il controllo dei tuoi muscoli, sono anche molto deboli. Immaginati quindi proprio di essere in bagno e di voler trattenere la pipì. Qua sotto ci sono dei muscoli che si sollevano verso lo sterno. Quindi pensa proprio a quei muscoli, contraili e portali verso l'alto, verso lo sterno. Vedrai che quando lo fai anche la pancia tenderà ad andare indentro, è un buon sistema per attivare anche i muscoli dell'addome ed è così che funziona. Tieni questa contrazione per 10 secondi e mantienila. Vedrai che se è facile forse farlo per i primi 3-4 secondi, più passa il tempo fino a si arriva a 10 e più farai fatica. E adesso riposati. Riposiamo per 10 secondi. E ancora una volta, trattengo la pipì, porto i muscoli del pavimento pelvico verso l'alto, l'addome viene indentro e tengo la posizione. 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E riposati per 10 secondi. Lo facciamo ancora. Trattengo la pipì, pancia in dentro, porto i muscoli del pavimento pelvico verso l'alto. All'inizio può essere veramente difficile attivare quei muscoli. Se ti immagini come se ci fosse un pavimento fatto di muscoli e lo porti verso l'altro, la tua immaginazione stimolerà quei nervi. Oggi non ce la fai, oggi non capisci come si fa, domani ci riprovi, fra 3 giorni inizi a capire e a percepire e comincerai veramente a contrarre quei muscoli. E adesso riposati. Facciamo questo esercizio di 10 secondi di contrazione e 10 secondi di riposo per 5 volte. Andiamo ancora, la facciamo la quarta volta, contraggo, pancia in dentro, petto in fuori, tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, rilasso per 10 secondi. Dopodiché questo tipo di contrazione la potremmo anche integrare nei movimenti dell'attività quotidiana o nelle altre classi che abbiamo fatto durante l'esercizio, puoi abituarti a contrarre anche questo muscolo. E andiamo su, l'ultima volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e riposo. Ti racconto però un aneddoto con una mia paziente che è un'insegnante di Pilates.
E mi diceva che appunto aveva iniziato ad avere questi tipi di disturbi e ad avere anche un po' di dolori. Sembrava strano perché nel Pilates sono molto attenti a far contrarre anche il pavimento pelvico. Il problema era che finiva poi per veramente tenere sempre il pavimento pelvico contratto. Era diventata un'ossessione in pratica. Non aveva più l'abitudine di rilassare i muscoli. Per cui va bene abituarsi a trattenere la pipì, ma bisogna anche poi fare tutta la parte che ti ho insegnato prima di rilassamento, di stiramento. Con questo sistema di prima rilassamento e poi contrazione vedrai che otterrai i migliori risultati e sarai veramente in controllo dei tuoi muscoli. Adesso invece, dopo che abbiamo allenato il muscolo a contrarsi per lungo tempo, lo dobbiamo allenare a contrarsi rapidamente, che è quello che fa quando tu fai uno sforzo eccessivo. Se magari sollevi un peso improvviso, lui deve contrarsi rapidamente. Quindi lo contraiamo per 2 secondi, più forte che puoi. Contraggo, rilasso. Contraggo, rilasso. Contraggo, rilasso. Contraggo, rilasso. Vedrai che all'inizio, come è successo a me, quando contrai ti verrà di contrarre tutti i muscoli, stringerai il sedere, porterai la pancia in dentro, contrarrai i muscoli delle gambe. Anche questo è un sintomo del fatto che non hai un buon controllo dei muscoli del pavimento pelvico, che non riesci ancora a contrarli selettivamente. Quando concentrerai proprio su di loro imparerai a rilassare tutti gli altri muscoli e contrarre solo loro. Tengo la posizione e riposo. Perfetto. Passiamo a una fase più difficile adesso. Contraggo i muscoli, trattengo la DFPP, mi sollevo e scendo giù. 1. Mi sollevo e scendo giù. 2. Mi sollevo e scendo giù. 3. Rilasso. Trattengo la pipì e via. 1. 2. E 3. Riposo. Come vedi è più difficile, più andiamo avanti, più chiediamo delle cose complesse al nostro organismo e più è difficile trattenere questa contrazione mentre fai esercizio. E ancora trattengo, 1, 2 e 3. E riposo. Bene! Anche per oggi abbiamo finito, grazie per aver partecipato a questa classe. Prima di finire aspetta un attimo, 2 cose importanti. La prima, abbiamo creato una brochure con delle indicazioni che puoi scaricare nel nostro sito www.almafisio.com. È una brochure dedicata proprio all'incontinenza urinaria dove all'interno troverai proprio delle indicazioni anche nutrizionali o di attività che puoi fare come questi esercizi per conto tuo per risolvere e combattere il problema. La seconda cosa importante, ci vuole a volte l'aiuto di un professionista quando si parla di riabilitazione del pavimento pelvico e di incontinenza. Io personalmente ho Valentina, la mia collega e amica a cui mando i pazienti difficili qua a Milano. Prova a cercare tu anche nella tua città se c'è uno specialista, fisioterapista capace di curare le persone col pavimento pelvico. Per finire c'è un canale Self Rehab che mi metterò nel link di un ragazzo molto in gamba di Firenze da cui ho imparato tante cose proprio sul pavimento pelvico e in cui potrete trovare altre situazioni o altri video informativi su come gestire questa problematica se volete approfondirla. Per cui non mi resta che rimandarvi alla settimana prossima, ci vediamo presto, ciao!